Eccoci qua per le mie ragazze dei segni d'acqua, pesci, cancro, scorpione. Andiamo a vedere come sarà questa settimana che va dal 31 gennaio al 6 febbraio. Quindi vedremo l'energia generale, il suggerimento dei maestri e degli angeli attraverso le carte in tutte le circostanze della vostra vita e poi nella situazione amorosa e nella persona specifica che avete nella mente, se avete la persona specifica. Allora, partiamo subito con il segno dei pesci. Allora, vediamo un po'. Un attimo. Scusa, ecco. Allora, vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi dei pesci, per favore. Ragazzi miei, connettetevi al vostro Santissimo Angelo Custode, sempre. Per le ragazze nuove lascio sempre sotto all'info box i siti dove poter vedere chi è il vostro angelo custode, in modo tale da poterlo nominare ogni qualvolta ne avete bisogno e contattare direttamente attraverso il verbo, la parola, l'essenza archetipica del vostro scopo. Allora, pesci. Allora, vediamo un po' qual è il suggerimento di questa settimana. Pace, adoro questa carta, ragazze mie. Beh, questa carta ti dice prima di tutto che tu sei una portatrice sana di pace, armonia, bellezza, gioia, ok? È una carta meravigliosa questa, e come suggerimento è proprio quella di portare quell'essenza che hai riscoperto dentro di te in tutti gli ambiti della tua vita in questa settimana, affinché anche gli altri possano godere della meraviglia del risveglio, della meraviglia di questa colomba. Quindi è come se tu avessi avuto un inizio di primavera e la dovessi condividere con il mondo intero. Sei armoniosamente meravigliosa e meraviglioso in questa settimana. È come se, da buon pesci, no? Che è dominata da Nettuno, tu condividi il sogno dell'umanità, condividi il senso dell'umanità, il senso dell'umano, dell'essere umano con tutte le persone che ti sono intorno, e questa settimana hai il dovere di portare questa bellezza ovunque tu vai, di far vedere i colori della pace, il colore della primavera che sboccia dentro di te. E quindi anche nei rapporti è come se ti dicesse, questa carta già ti presagisse il fatto che ci sarà una pace, un'armonia che auspicavi da tempo, perché tu sei diventata questo. Wow, ragazze e ragazzi, allora, quindi è una carta che spinge anche proprio a contemplare la bellezza del creato dentro te stessa e fuori, in qualsiasi ambito, e quindi di portare proprio questa armonia e questa pace affinché tutti, anche gli altri, possano godere della rinascita che si sta prestando il genere umano a fare, ok? E quindi mi viene anche in mente una cosa, siccome su quest'uovo c'è un viso, no? Allora è l'anima che sta per sbocciare, ok? L'anima che sta per sbocciare dentro di te nella sua più bella essenza, e devi condividere con il mondo la fede in questa consapevolezza, ok? Ok, andiamo a vedere sull'amore. Andiamo un po' per le mie ragazze dei pesci. Non a caso abbiamo la candelora, la notte tra l'1 e il 2 febbraio, ossia il giorno in cui Maria presenta Gesù al Tempio. Cioè Maria porta la luce al popolo, alle persone, la speranza della luce, della fede, è questo che sei in questa settimana. Meravigliosa, veramente meravigliosa. Vediamo un po'. Ah, ecco perché ti vedo così, con quelle guanciotte rosse. Hai letto, no? Potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi, ragazze mie. E ragazzi miei, qua tu o hai incontrato da poco una persona che ti fa sentire bene, che ti fa stare in pace, che o sta arrivando perché la stai attirando proprio, ma già lo senti sulla pelle, adattatela ragazze mie, perché state proprio vibrando una frequenza altissima. Complimenti già alle mie ragazze del pesce, perché state vibrando una frequenza altissima.
Allora, tu senti di aver trovato la persona giusta che ti fa stare in questo stato di pace e ti porta questa carta a dire godi di questa cosa, godi di questa bellezza, di questo benessere, perché stai alimentando le frequenze alte del pianeta, della quinta dimensione, quindi alimenta questo perché ti sta portando a un futuro meraviglioso. Adesso, il futuro è adesso, ok? Questa persona pensa di te la stessa identica cosa. Ok? Che sei la persona giusta, che sei la persona che gli dà quella pace, quel sentirsi appagata, quel sentirsi appagato, è come se li stessi facendo vivere una primavera, qualcosa in cui tutto sboccia, stai facendo sbocciare l'amore nel cuore di questa persona e questa persona l'ha fatto sbocciare dentro di te. Qualsiasi sia la circostanza, ragazze mie, questa è la verità delle carte, l'energia che sta vigendo su di voi in questo momento. È meraviglioso, bellissimo ragazze, guarda, stupendo. Adesso andiamo a vedere. Allora, vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi dal 31 gennaio al 6 febbraio dei pesci. Di cosa vi parla questo monito meraviglioso, per favore? Vediamo che ci dicono i tarocchi. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci. Questo monito meraviglioso di che cosa ci parla? Vogliono uscire, ti vogliono tenere sulle spine, capito? Vediamo, vediamo. Dai, ragazzi, fatemi uscire. Eccola già. Ah, ecco perché, guarda, un cavaliere di coppe. Ecco, io amo tutto questo. Allora, per le mie ragazze del pesci, le mie sognatrici, vediamo un po'. Allora, è un paggio di bastoni anche, comunicazioni in arrivo qua, comunicazioni in arrivo, vediamo. 10 denari, ragazzi, che avete fatto in questa settimana? 10 denari. Vediamo un'altra. Allora, vediamo un po'. E qua abbiamo la morte, c'è stata una trasformazione epocale, eh? Qual è l'energia delle mie ragazze e dei miei ragazzi in questa settimana? Per favore, qual è l'energia? Un 7 di coppe. Ok. Allora, ragazze mie, qua voi state fantasticando. State fantasticando perché state. Allora, che sta succedendo in questa settimana? Io ti vedo in un'energia completamente veramente di pace, di visualizzazioni fatte bene. Tu stai avendo un. Hai avuto, in questa settimana lo sentirai, un cambio radicale, una trasformazione profonda della tua essenza, proprio ecco perché ti vedo così in pace. Il punto è che in questa settimana tu vuoi scegliere la strada giusta affinché tu possa realizzare un benessere, una stabilità nella tua vita che ti dia una soddisfazione emotiva a lungo termine, ok? In tutti gli ambiti, eh? Qua tu hai tante scelte a disposizione col 7 di coppe, mi dice. Stai anche facendo, stai lavorando bene con la legge di visualizzazione, di attrazione, te lo dico perché non c'è attaccamento qua. Anzi, ti dico già una cosa molto bella, che l'attaccamento l'hai eluso. Cioè qua hai avuto una trasformazione profonda in alla manifestazione dei tuoi sogni e dei tuoi desideri. E quindi in queste coppe che si presentano a questa persona qui, tante coppe, tu stai cercando, grazie a questa trasformazione dove non hai più attaccamento, di fare la strada, di prendere la strada migliore affinché tu possa realizzare questo benessere, questa stabilità nella tua vita, in tutti gli ambiti. In questa settimana riceverai tante notizie rispetto al fatto che tu hai avuto una trasformazione profonda, delle notizie che parlano anche di avanzamento di carriera, di avanzamento di come se ti arrivassero dei messaggi, delle notizie di persone che sono spinte con curiosità ed entusiasmo a iniziare qualcosa con te e tu cercherai insieme a queste persone la strada migliore da intraprendere affinché tu possa portare questa stabilità. Hai perfettamente le idee chiare. La pace ti dice anche porta la pace laddove tu stai con le persone che ti sono intorno, ok? Perché ti arrivano tante comunicazioni in merito anche alla stabilità economica, finanziaria, il lavoro dei tuoi sogni che ti daranno un appagamento economico proprio perché emotivo.
lavorativo proprio perché, ed economico, proprio perché tu hai avuto una trasformazione in merito. E cerchi questa settimana di fare la scelta più giusta, e la farai, perché il 7 di coppe ci parla anche della riuscita insperata di qualcosa grazie al fatto che tu hai lavorato da Dio su te stessa. Ok? Questo per tutto. Adesso, cosa ti voglio dire rispetto all'amore? In questa settimana, ragazze mie, per chi non ha nessuno, riceverà delle comunicazioni, o comunque sia qualcuno c'è per voi, io la vedo già qua la cosa, voi state fantasticando su una persona in particolare, se non c'avete quella specifica, l'avete conosciuta da poco, e sappiate che questa persona si farà avanti in questa settimana, o se non è questa settimana, sta cercando la strada migliore per non sbagliare, perché è pregna questa persona di sentimento e di passione nei tuoi confronti. E anche questa persona ha avuto una grande trasformazione. Adesso, se c'è una persona specifica, io ti dico che questa settimana questa persona ha realizzato che sei tu la persona giusta. Esattamente in questa settimana l'ha già realizzato. E questa persona ci dice che vuole venire nei tuoi confronti, c'è un'apertura emotiva nei tuoi confronti, anche mandarti un messaggio improntato alla stabilità, al benessere, perché questa persona ha trasformato la sua vita, ha chiuso situazioni che non gli appartenevano più, ha trovato la pace dentro se stessa ed è predisposta ad andare nei tuoi confronti con il cuore aperto, è curiosa e ha voglia di esplorare per costruire una stabilità, qualcosa di importante, perché è venuta completamente diversa da un passato, cioè è venuta una trasformazione epocale a questa persona. Abbiamo un cavaliere di coppe che mi va a specchio con la morte, cioè l'apertura di cuore verso la grande trasformazione. È un sette di coppe che ci può dire sia il senso di questa persona di trovare la strada giusta affinché non si sbagli più, e anche la riuscita insperata nel fare mandare un messaggio per vedere come reagisci o come ti approcci, ok? Perché c'è la pace dentro questa persona pure. Wow, bellissime, tu stai riprendendolo? Sì, per le mie ragazze del pesce, i miei ragazzi, vediamo un po', tu e la persona del tuo cuore, con questo cavaliere di coppe, di cosa ci parla? Tu e la persona del tuo cuore, questo cavaliere di coppe. Qua c'è un 8 di denari, questa persona vuole costruire, si vuole impegnare a costruire, qua c'è un 2 di bastoni. Allora, questa persona e tu insieme, questa persona si vuole impegnare a costruire qualcosa che parli del futuro, qualcosa che parli di progetti a lungo termine che porteranno risultati abbondanti nella vostra vita. Io ti dico già che tu ti sei impegnata anche a lavorare su risultati a lungo termine concretamente nella tua vita, a prescindere dall'amore, e questo ha fatto sì che si sbloccasse la parte emotiva, tanto che ti venisse ad aprire il cuore questa persona, perché tu ti sei impegnata. Allora ti dico, questa persona vuole impegnarsi nella costruzione di qualcosa di importante con te, ce lo diceva anche qua il 10 di denari, ok? E ha già fatto dei programmi in merito, forse c'è anche una distanza tra di voi geografica. Questo paggio di bastoni di cosa ci parla, per favore? Tu alla persona del tuo cuore, tu alla persona del tuo cuore, mamma il mondo, ragazze, ok? Asso di coppe, che è successo in questa settimana? Beh, questa persona ti vuole offrire l'opportunità di un nuovo inizio in amore. E questa persona e tu avete chiuso tutti i cicli riguardanti gli arcani maggiori, qua abbiamo un mondo, ciò vuol dire che tu sei completa e questa persona è completa e pronta ad esplorare un nuovo mondo insieme. Questo asso di coppe ci dice che vuole darti un messaggio, una comunicazione funzionale a un nuovo inizio in amore, questa opportunità che si viene a creare, anche l'opportunità di un viaggio per unirvi, per alcune. Vediamo qua il 10 di denari di cosa parla, tu e la persona del tuo cuore, il 10 di denari di cosa ci parla? Il 10 di denari di cosa ci parla? Dell'eremita, è passato molto tempo per alcune di voi e si è fatto, sì, qua c'è un 8 di spade anche. Quindi ci dice che per molti di voi è passato molto tempo, questa persona ha avuto un'introspezione molto profonda nella sua vita dovuta al fatto che non riusciva a vedere il potenziale magari della relazione, non poteva muoversi, era bloccata, qualsiasi cosa era inerente a un blocco mentale, questa persona ha fatto un pellegrinaggio dentro se stesso con l'eremita, dove ha visto con prudenza nelle sue profondità e ha capito questo 10 di denari, cioè di volerti dare questa stabilità, un benessere, una convivenza, un matrimonio, tutto ciò che riguarda il 10 di denari, insieme all'esperienza emotiva del cavaliere di coppe, ok? E questa morte di cosa ci parla, tu la persona del tuo cuore? Questa persona, la morte, per favore, di cosa ci parla la morte? La morte di cosa ci parla? La morte di cosa ci parla per le mie ragazze del pesci, per favore? La morte? Questa trasformazione di cosa ci parla? Questo cambio radicale?
questa morte, quella persona. Mamma, qua abbiamo un due di coppe, ragazze. Trasformazione inerente al fatto che siete entrambi pronti all'amore puro e incondizionato, sole. Wow, ragazze, dai, non mi fate un applauso, scusate le mie ragazze del pesci questa settimana. Oddio, che caldo, ragazze, mi fate sudare. Allora, ragazze, questa persona è innamorata, completamente innamorata, tu pure, c'è stato un cambio su questo, complimenti le mie ragazze, avete lavorato da Dio, qualsiasi cosa avete fatto bene. Ok? Qua c'è un 7 di coppe che ci può dire proprio la riuscita insperata di questa cosa qui. Quindi ora voglio mettere subito quali sono i sentimenti di questa persona per te, le profondità, nei tuoi confronti. L'abbiamo già visto, ma quali sono le profondità? Mamma, regina di bastoni, no, regina di denari, scusami, cioè ti ha proprio nella testa, nel cuore e ovunque. Tu sei al centro della sua vita, ti vuole come persona, donna, moglie, madre, con cui costruire. Qua c'è un 5 di spade, ragazze, non può proprio scherzare con te. Si è reso conto dell'autosabotaggio che ha potuto fare prima, se la conosci bene questa persona, eh? E quindi si è reso conto di qualsiasi cosa. Se c'era un matrimonio coinvolto, si è chiusa questa situazione ed è con te che vuole costruire. Se tu sei la moglie, questa persona ti ama, ok? E vuole costruire di nuovo insieme. Qua si è reso conto dell'autosabotaggio che ha fatto con se stesso, dell'orgoglio che ha messo davanti, qualsiasi cosa con te, non può scherzare, eh? Te credo. Allora, questa persona, invece tu nei confronti di questa persona, qua c'è un carro, anche tu vuoi avanzare, trionfare, vuoi che tutto venga, ah, qua c'è un 9 di denari, cioè tu stai proprio nella tua. Allora ti dico già che tu hai fatto un lavoro su te stessa, dove hai eliminato attaccamenti, bravissima, e paura, controllo e possesso, perché il 9 di denari ci parla di un'energia autonoma che sta bene con se stessa e vuole avanzare proprio perché sa di meritare il meglio dalla vita, al di là di quello che è. Sa che lei attira il meglio dalla vita, ecco perché sta arrivando questa persona o comunque ti vuole proporre qualcosa di più se state già insieme di convivenza o matrimonio, capito, no? Bellissimo. Qual è l'energia tra tutti e due, per favore? Qual è l'energia tra tutti e due? Qual è, tu lo senti arrivare. Mamma, il Papa, ragazzi, non ti posso credere, no? Wow, ragazzi, da brivido questa stesa. Qua vi volete sposare tutti e due. Qua c'è il Papa, unione spirituale al di là di tutto. E qua c'è il Re di Spade, siete determinati a voler creare un'unione stabile e duratura, convivenza o matrimonio. Wow, mamma mia. Grazie ragazze per questa stesa, guarda. Adoro iniziare le giornate così. Allora, quali sono le possibili azioni che vuole fare questa persona nei tuoi confronti in questa settimana? Quali sono le possibili azioni che vuole fare questa persona in questa settimana? Quali sono le possibili azioni? Qua abbiamo Asso di Spade, ti vuole parlare, è proprio decisa questa persona. Le possibili azioni, a parlare anche di cosa? Le possibili azioni che questa persona vuole fare, per favore, le possibili azioni questa settimana. Le possibili azioni, per favore. Giustizia, mamma mia, ragazze mie, wow. Ah no, la forza, scusami, queste carte sono arrivate da poco. La forza di parlarti, di proprio prendere le redini, ancora. Quindi, per favore, le azioni che vuole compiere questa persona nei tuoi confronti questa settimana. Le azioni. Abbiamo già capito, però ci mettiamo altre due carte, così per essere ordinati nella stesa. Le azioni. Asso di coppe, ragazzi, chiamatemi! Vuole parlarti d'amore, una nuova opportunità, ragazze mie. Questa è una settimana meravigliosa. Wow, un'altra carta per favore per le mie ragazze. Ormai abbiamo capito, ma così meglio s'abbondare quando difficile. Allora, vediamo, per le mie ragazze del pesci. Guarda, la prendo io perché mi dicono, beh, già te l'abbiamo detto. Ok, però io ne voglio mettere un'altra. Le azioni. Guarda, Re di Bastoni, che te lo dico a fare, questa settimana questa persona verrà a parlarti per costruire qualcosa di grande insieme. Qua abbiamo l'imperatore, che te lo dico a fare, complimenti alle mie ragazze, qua parliamo di matrimonio, di convivenza, di qualcosa di inequivocabile che è veramente una stesa meravigliosa, ragazze. Cioè, io non so che dire, Re di Bastoni ti dice che questa settimana tu avrai l'opportunità di un nuovo inizio in amore con questa persona che parla di matrimonio e convivenza. Il 7 di coppe, qua ci dice anche la strada migliore da prendere affinché si possa realizzare questa meravigliosa unione. Qua abbiamo l'imperatore, ragazzi, io non so che dirvi. Cioè, veramente stupendo. Complimenti alle mie ragazze del pesce. Vediamo un consiglio che ti dà lo sciamano.
Il colibrì, ragazze mie, ti dice, il colibrì è un uccellino piccolino ma talmente potente che ti dice fai l'impresa coraggiosa che in questo momento ti sta chiedendo la vita, perché pur tu sentendoti magari più piccola o più sentendoti proprio, è come se mi sta avvenendo, tu non ti sei sentita mai meritevole di qualcosa di così grande, adesso ti è arrivata questa cosa, devi compiere il passo audace affinché tu possa andare incontro a quest'unione meravigliosa. Ragazzi, io non so che dirvi, tu stai riprendendo, no? Cioè, veramente bellissimo, io non chiedo altro perché che puoi dire qua di più? Quindi, ragazze mie, io spero di esservi veramente stata utile, un'unione bellissima, meravigliosa, confidate nella vostra forza, nel vostro potere, avete lasciato andare l'attaccamento, continuate su questa strada perché siete veramente meravigliose, condividete questa gioia che avete a livello frequenziale con le persone che vi sono intorno, al di là dell'amore, nel lavoro, nell'ambiente, nella vostra famiglia, con gli amici, perché siete veramente benedette da Dio, dovete condividervi, ok? Portate questa meraviglia che siete con le persone che vi sono intorno, ok? Ragazze mie, io vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Eccoci qua per le mie ragazze del segno del cancro e per i miei ragazzi, andiamo subito a vedere come sarà questa settimana all'insegna della luce, perché abbiamo l'1 e il 2 febbraio, la notte della candelora, la presentazione di Gesù al Tempio da parte di Maria, e quindi la luce tra il popolo, la luce nelle persone, la luce che sgorga da dentro e si manifesta affinché questo nuovo mondo meraviglioso possa finalmente avere inizio. Allora, vediamo un po' per le mie ragazze del cancro e per i miei ragazzi. Qual è il consiglio su tutto? Lavoro, situazione familiare, eccetera. Come vi dovete approcciare alla vita in questa settimana per il vostro massimo bene? Vediamo un po'. Allora, al mare, ragazze. Beh, questa carta ti dice lasciati fluire dagli eventi. Questa carta ti dice lascia che gli eventi ti parlino, non cercare di forzare niente, perché questa è la carta che ti dice lascia che le emozioni, qui c'è una barca e quindi questo è il mare, sono le emozioni, l'acqua, no? A livello proprio subconscio, sono lascia che le emozioni fluiscano dentro di te, non frenare niente, non ostacolare niente, ma lascia che tutto fluisca in questa esatta settimana, perché qui c'è un viso, ti sta guidando lo spirito, non forzare niente, abbandonati agli eventi con consapevolezza, devi dire a te stessa che tutto ciò che ti arriva è per il tuo bene, tutto ciò che ti arriva va a tuo favore, tutto ciò che ti arriva ti sta mettendo davanti qualcosa di inimmaginabile che ha a che fare con la trasmutazione delle tue emozioni, qua stai trasmutando in questa settimana delle emozioni molto profonde di te, lasciati fluire. Ok? Cioè lascia che sia, lascia che gli altri ti parlino e tu ascolta gli altri proprio come se fossero degli specchi di te. Se per esempio ti parla un tuo collega, se per esempio ti parla il fruttivendolo, ti parla il giornalaio, ti parla chiunque ti parli, è come se tu appena ti poni davanti all'altra persona devi dire mi sta parlando una parte di me, ascolto, ricevo, ricevo, perché qua è l'inconscio che ti parla attraverso queste persone, quindi perché ci saranno dei messaggi, delle intuizioni straordinarie in questa settimana attraverso tutto il mondo che ti circonda, e quindi non forzare niente, lasciati fluire, non reagire, piuttosto senti, senti tutto quello che ti arriva in questa settimana in tutti gli ambiti, lavoro, famiglia, amici, circostanze, amore, adesso lo vediamo l'amore, quindi lasciati fluire dagli eventi perché stanno per manifestarsi dei miracoli che hanno a che fare con la elaborazione di quelle tue paure inconsce di cui ancora non ne sei capace, non ne sei cosciente, e in questa settimana ti sentirai proprio fluire dalla vita, è come se tutto fosse perfetto, ok? Ok, il 7 poi è il numero della maestria. Quindi il 7 è anche il numero della maestria incarnata e quindi l'esempio che tu porti agli altri attraverso il tuo lasciarti fluire dagli eventi con consapevolezza e con totale maestria. Ok, adesso vediamo nell'amore. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo nell'amore le mie ragazze e i miei ragazzi. Mi viene anche di fare dei bagni di purificazione in questa settimana, ragazze mie, se avete dei sali,
Ok, se avete dei sali metteteli nel bagno, quando vi fate il bagno, oppure degli oli essenziali metteteli nel bagno, cioè nella vasca da bagno, no? Mettete dei sali proprio per purificare la parte, il vostro corpo astrale, il vostro corpo fisico e l'eterico. Quindi fatevi dei bagni di sale, utilizzate anche degli incensi, anche il palo santo, la salvia, ok? Ok, vi state proprio purificando, vediamo un po'. Ah, vi state purificando, è tempo di ripulire la tua energia. Lascia andare il tuo ex. Allora, questa carta ci dice, guarda un po' come vanno poi, si parlano le carte. In questa settimana tu hai bisogno di purificare totalmente l'energia, come ti ho detto, quindi fai anche dei bagni di sale, va bene anche una volta in questa settimana, con dell'incenso, fai il palo santo, degli oli essenziali, l'olio essenziale di incenso oppure di alloro. Io li suggerisco soprattutto per aprire il settimo chakra e quindi ti dice che qui in questa settimana tu hai necessità di ripulire l'energia che era inerente a un vecchio rapporto. E quindi se tu ti sei lasciata da poco con qualcuno e quindi non aspetti più nessuno, ripulisci questa energia perché stai attirando a te delle persone nuove con la tua energia ripulita. Adesso, se tu hai una persona specifica nella testa, ti dice di lasciare andare quel pensiero in questa settimana perché ti devi ripulire. Perché se tu ami questa persona affinché tu possa avere un rapporto sano, ok? Un confronto sano nuovamente con questa persona, tu devi supportare la tua parte emotiva nel lasciare andare ciò che con questa persona non è andato, cioè degli aspetti in ombra. Quindi ti chiedono per far ripartire un rapporto sulla base di una nuova frequenza, in questa esatta settimana tu ti devi concentrare sul ripulire la tua energia attraverso i bagni di sale, attraverso l'incenso, con delle preghiere, non indirizzate alla persona, ragazze mie, ma al vostro massimo bene. Ok? L'universo sa qual è il tuo massimo bene, di conseguenza ringrazia il tuo angelo custode, fai appello al tuo angelo custode affinché ti possa ripulire le energie e farti arrivare ciò che è per il tuo massimo bene superiore. Va bene? Perché rispetto alla persona specifica, questa settimana tu devi staccare a livello energetico perché ti stai ripulendo affinché si possa avere un incontro sano. E questo lo rimandi anche a lui sotto forma di mancanza di attaccamento, mancanza di ossessione e tutto ciò che riguarda quello che ti ha potuto fagocitare a livello interno. Ok. Ora, adesso andiamo a vedere. Allora, mi viene anche in mente una cosa: è possibile che tu abbia proiettato degli schemi con la tua persona specifica, la persona che ami, ti dico, La persona che ami, quella che ami, attenzione a quello che dico, quella che ami. È possibile che vi siate proiettati degli schemi di vecchie storie. E quindi per avere un rapporto sano in questa settimana tu devi purificare questa energia. La meditazione, la preghiera, il rilascio e questi strumenti di cui ti ho parlato adesso. Ok? Adesso andiamo a vedere per le mie ragazze del cancro, i miei ragazzi, fatemi capire. Perché se ami una persona e c'è stata la separazione, qua vi siete proiettati delle ombre di vecchi schemi, ok? E quindi questo tempo di separazione è funzionale affinché tu possa, e lui o lei, ripulire le sue energie. Allora, vediamo un attimo cosa accade alle mie ragazze del cancro, per favore, in questa settimana. Cosa accade alle mie ragazze del cancro in questa settimana? Eccola una. Qua abbiamo la ruota, infatti, ti appresti ad andare verso un cambio, un cambiamento. Cosa accade alle mie ragazze del cancro e ai miei ragazzi? Asso di spade, chiaramente in modo lucido, ecco perché devi sanare la parte emotiva per avere un pensiero lucido e logico, Allora, è anche un cambio, magari non vi sentite, da un po' un cambio che porta alla comunicazione grazie al fatto che hai risanato l'energia. Allora, vediamo cosa accade ancora alle mie ragazze del cancro. Le mie ragazze del cancro, per favore. Le mie ragazze del cancro. Ti ho detto, ci sono gli amanti qua. Gli amanti, ok? Le mie ragazze del cancro. E qua c'è un cavaliere di denari, è bella questa stesa, veramente bella. Qual è l'energia generale, ragazze? E qua c'è un quattro di bastoni, ragazze, dai, su, bellissimo.
Ragazze mie, allora io mo ti dico una cosa, parliamo prima per le ragazze che non hanno nessuno. Stai attirando a te con la ruota, che è un ciclo karmico che si chiude, una persona alla tua frequenza rinnovata, che parla d'amore, una persona che eri destinata a incontrare, che arriva a te stabile e solido e ti darà una felicità inimmaginabile. Ok? Ora, io mo ti dico una cosa, in questa settimana ti vedo ripulire completamente la tua energia, infuocarti nel tuo lavoro, in quello che stai facendo. È possibile che ci siano anche delle partnership lavorative importanti che parlano del fatto che tu ti sei presa la responsabilità di inseguire i tuoi sogni del cuore a livello lavorativo. Stai aspettando un cambio, tu sarai chiara in questa settimana, sarai lucida e logica, perché già ti dico, queste energie, mentre ripulisci la tua energia, tu le hai già ripulite. E queste carte, rispetto a queste carte che sono uscite, ti dicono continua a fare questo lavoro perché stai attirando a te una stabilità, una gioia inimmaginabile, che parla di stabilità lavorativa, stabilità economica, e stai facendo dei passi concreti per raggiungere i tuoi obiettivi a livello economico. Questo aveva a che fare con un cambio radicale nella tua vita, di un ciclo karmico, di vecchi schemi che si chiudono per darti questa stabilità a lungo termine, una qualcosa che parla veramente di verità del tuo cuore. Ok, adesso parlando d'amore, ragazze mie, come vi ho già detto, chi non aspetta nessuno, qua stai attirando la persona della tua vita. Qua abbiamo gli amanti, due persone destinate a incontrarsi, che per molto tempo si sono cercate, con un'offerta concreta, e tu la riconoscerai subito con l'asso di spade questa persona, e ci sarà un chiarimento subito, la riconoscerai. Questa persona ti porta la stabilità, la felicità nel tuo luogo, nella tua casa, ti dà la stabilità. Ora, rispetto a una persona specifica, ragazze mie, qua c'è un ciclo karmico che si va a chiudere, qua c'è la comunicazione, o comunque sia la forza di avere una comunicazione chiara che vada a chiudere qualcosa che si ripeteva sempre, gli stessi schemi, gli stessi cicli, e finalmente si ha un ricongiungimento che parla di amore a lungo termine, per dare questa stabilità. Allora, ragazze, qua significa che alcune di voi che avevano una relazione, una persona aveva anche un'altra relazione. Questa persona è intenzionata a chiudere quell'altra relazione perché si sente destinata a te che stai guardando, ok? O l'ha già chiusa questa cosa. E c'è la voglia di darti qualcosa di concreto a lungo termine. Io vedo in questa settimana un riconoscimento a livello energetico proprio tra te e questa persona. Al mare ti dice: lasciati fluire dagli eventi, vedi cosa accade, non forzare niente e lascia che sia l'altra persona a parlarti, a fare qualcosa, perché tu devi essere completamente ripulita, ok? Non devi opporre resistenza a quello che ti viene detto, ma bensì devi sentire a livello emotivo, al di là delle parole, e le parole saranno conformi a quello che effettivamente senti. Ok? Allora, queste due carte posso dire che per alcune di voi già hanno ripulito questa energia, e c'è un chiarimento in questa settimana che parla di vera stabilità, è quella che tu stai attirando a te, che per molto tempo l'hai voluta, e adesso in questa settimana tu sentirai che effettivamente anche quest'altra persona, la tua persona del cuore specifica, è la persona destinata a te. Ci abbiamo gli amanti qua, ok? Una stesa meravigliosa. Vediamo un attimo di cosa parla questa ruota, per favore, tu e la persona del tuo cuore. Ah, ok, qua c'è un forte dolore, un 3 di spade e un cavaliere di spade. Mi conferma che questa persona ha sofferto molto, se c'è stata la separazione o altre donne, te l'ho già de detto qua, e sta ripulendosi dall'energia di queste altre donne o di quest'altro uomo, se sei uomo che stai guardando, ok? Quindi la ruota ci dice che il ciclo karmico del dolore del 3 di spade è finito, perché c'è un cavaliere di spade qua sotto che viene a parlare chiaramente per dirti questa cosa, che tu sei la persona destinata a lui o a lei, ok? E questo asso di spade, di cosa ci parla questo chiarimento, questa forza che si trova nel parlare? Di cosa ci parla, per favore? Di cosa ci parla questo asso di spade, tu, la persona del tuo cuore, per favore? Di un 9 di bastoni, ci parla dei tanti ostacoli che ci sono potuti essere nella vostra relazione e della voglia perseverante di superarli. Qua abbiamo un 6 di bastoni che ci parla anche del grande ritorno trionfante in patria, quindi del grande ritorno anche. La voglia di superare ogni difficoltà che si sia interposta in questa relazione, di parlare chiaro rispetto anche a una distanza che c'è stata, di vincere in questo, di essere riconosciuti in questo, ok? E
E gli amanti, tu, la persona del tuo cuore, di cosa ci parla? Gli amanti, di cosa ci parla? Gli amanti? Qua di un 7 di coppe, trovare la strada migliore affinché si possa giungere a questa unione, senza confusione e tempo anche di scelta. Qua abbiamo una regina di spade che ci parla della determinazione che ha questa persona nel volere eludere ogni tipo di confusione, perché sei tu la sua scelta. E anche il fatto che ti ha ferito, lui se ne è reso conto, e quindi il cercare la strada migliore affinché ti possa parlare di questo amore a te che ti ha ferito, ok? E qua ci dice anche che questa persona è veramente in un momento di scelta, e sta ripulendosi anche questa persona dalle energie rispetto a una sofferenza molto forte, lo vediamo qui, affinché faccia questo passo di grande unione. Perché questa persona vuole la stabilità con te. Il cavaliere di denari di cosa ci parla? Tu, la persona del tuo cuore. Tu, la persona del tuo cuore, il cavaliere di denari di cosa ci parla? Del due di bastoni. Allora, qua c'è una programmazione in merito a come darti un'offerta concreta a lungo termine, che parla di famiglia, di stabilità, di matrimonio, di 10 di denari, ok? Quindi questa persona, molte di voi, se non si sono viste, la vedono arrivare dopo tanto tempo, perché qua c'era un dolore, e anche ripulire l'energia dal dolore precedente, di qualsiasi natura sia questo dolore. Il due di bastoni ci parla della voglia di esplorare, di esplorazione, di guardare avanti rispetto a un'offerta concreta, a qualcosa che arriva dopo tanto tempo, che parla finalmente d'amore e di stabilità. Per molti di voi la persona si è allontanata per raggiungere degli obiettivi lavorativi che lo portassero a dare quella stabilità a livello proprio pratico, anche nel rapporto, ok? Allora, questo due di bastoni ci dice, questa programmazione ci può parlare anche della paura di questa persona, per alcune di voi, che tu possa avere anche altre opzioni, ok? Magari è passato un po' di tempo, però non vale per tutte. Vediamo qual è l'energia della persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Sì, qua abbiamo un paggio di denari, la voglia di avere un nuovo inizio insieme, una comunicazione costruttiva. Qua abbiamo, ragazze mie, la stella, che ci parla proprio del grosso desiderio, del grande desiderio che questa persona sente di parlarti, di avere una comunicazione costruttiva con te affinché si realizzi questo sogno di cui abbiamo parlato, che è quello del 4 di bastoni, ok? Qual è la tua energia nei confronti di questa persona? La tua energia nei confronti di questa persona, i tuoi sentimenti? Qua c'è un 3 di bastoni che ci parla di un'attesa, tu stai attendendo questa cosa da un po' di tempo, me lo conferma, e qua c'è un 4 di coppe che ci parla della nostalgia rispetto a questa attesa. Sappi che tutto è in arrivo, ok? Lo vediamo anche qui. Qual è l'energia tra tutti e due? Qual è l'energia tra tutti e due per le ragazze del cancro? Qual è l'energia tra tutti e due? Qual è l'energia per tutti e due, per favore? L'energia per tutti e due qual è? Qua c'è un 7 di spade, entrambi come se siete scappati l'uno dall'altra dal manifestare. Qua abbiamo un mago, ragazze, qua è come se aveste avuto paura entrambi di qualcosa di grande. Ve lo dico perché questa è l'energia in comune. Il 7 di spade ci parla di colui che scappa, ma da cosa scappa? Qua si ha, è come se non si, non, entrambi paradossalmente, tu magari mi puoi dire no, io ero consapevole di voler creare qualcosa con lui, sì, a livello cosciente sì, però che ti ho detto qua? Che a livello subconscio ci sono delle emozioni che facevano resistenza, ok? E me lo conferma questo 7 di spade, entrambe le parti, emozioni che facevano resistenza, magari legate a questa vecchia energia, no? Di non sentirsi meritevole di qualcosa di così grande, non sentirsi meritevole di poter manifestare questa splendida unione, ok? Questa energia che vige su tutti e due ve la siete proiettata, ecco perché ti ho detto ripulisci questa energia questa settimana qua, ok? Quindi l'energia tra tutti e due è quella di scappare dalla manifestazione, e quindi devono prendersi la responsabilità di voler veramente manifestare qualcosa di importante, questa di tutti e due. Però si vuole questa cosa, lo vediamo dalle carte, no? Quindi qua, già mi dicono le carte, di essere onesta con te stessa, perché noi, come ho spiegato nel video, l'ultimo video che ho messo sulla playlist Risvegliare la coscienza, come incarnare la propria missione, quando noi vogliamo qualcosa consciamente è il nostro 5% conscio che lo vuole, e quindi noi facciamo una richiesta all'universo, e che cosa accade? Che l'universo si prepara a darci quello che vogliamo, mettendoci in scena tutte le resistenze per essere superate, le resistenze che vengono dal subconscio,
Il 95%, quando noi vogliamo consciamente una cosa, ci sono resistenze che riguardano che noi non sappiamo. E queste resistenze le vediamo nella 3D attraverso gli ostacoli. Per superare quegli ostacoli significa mettere in luce le proprie zone d'ombra. Qua a livello subconscio entrambi avete fatto resistenza per delle dinamiche vecchie. Ecco perché ti dico ripulisci l'energia. Ora, quali sono i passi che questa persona vuole fare in questa settimana nei tuoi confronti? Questa settimana, le mie ragazze, il cancro, quali sono i passi che questa persona vuole fare nei tuoi confronti in questa settimana? Quali sono i passi che questa persona vuole fare nei tuoi confronti in questa settimana? Qua abbiamo un 8 di coppe, ok? Abbandonare ciò che non serve a livello emotivo. Un 8 di coppe, i passi che vuole fare verso di te questa persona questa settimana. Abbiamo un appeso, ok? I passi che vuole fare questa settimana verso di te. Qua abbiamo un paggio di spade. I passi che vuole fare in questa settimana verso di te quali sono? E qua abbiamo la papessa. Allora, ci sono cose che non ti rivela questa settimana questa persona. Cose, allora, il suo intuito lo sta guidando. Allora, qua abbiamo un re di denari, ragazze. Allora, io ti dico, questa persona la vediamo in veste seria e concreta. Ti ho detto che per molte di voi la persona del tuo cuore ha dovuto realizzare degli obiettivi economici prima di palesarsi e creare qualcosa di importante a questo 4 di bastoni. Cosa ci dice il re di denari rispetto alle tue azioni che questa persona vuole compiere? Si sta facendo guidare dal suo intuito affinché possa stabilire, venire nei tuoi confronti in modo serio e stabile, ok? Cosa gli suggerisce il suo intuito in questa settimana? Di cercare a bene di abbandonare a livello emotivo, 8 di coppe, una pulizia emotiva, ok? Ripulire l'energia, abbandonare a livello emotivo ciò che non è più alla frequenza di questa persona e tua. Quindi, abbandonando ciò che emotivamente non è più appagante, questa persona in questa settimana cambierà la prospettiva, ok? Cambierà la prospettiva, quindi è tempo di risanare, ce lo dice anche l'appeso, sanare le proprie energie e cambiare il punto di vista. Paggio di spade ci dice osservare da lontano la migliore strada da intraprendere affinché si possa non sbagliare un colpo, fare molta attenzione, essere prudenti a quello che si fa, ed è l'intuito che gli detta di fare questa pulizia prima di arrivare nei tuoi confronti a darti questa offerta concreta che la vedamo anche qui, ma anche il re di denari ci conferma che prima di agire lui ripulisce se stesso, cambia la prospettiva e prima ti osserverà tantissimo da lontano in questa settimana, se non si fa avanti ti osserverà tantissimo affinché poi ti possa venire a svelare, una volta fatta questa pulizia, a svelare quello che porta nell'inconscio, che è quello di cui abbiamo parlato adesso, questo amore da cui entrambi siete scappati, ma a livello inconscio l'avete fatto per ripulire la vostra energia, ragazze, ok? Ok, tu stai riprendendolo? Sì. Adesso voglio andare a mettere un consiglio per dello sciamano per le mie ragazze in questa settimana. Ragazze del cancro, ragazze, la magia, ragazze mie, questa carta ti dice che tu, la magia adesso è dalla tua parte. Magari tu stai facendo anche dei rituali di purificazione, stai utilizzando la legge di attrazione, comunque sia tutto quello che è inerente alla creazione consapevole della propria realtà. Tu vuoi questa persona, lo vediamo anche qui, ti dico già che stai lavorando bene, il consiglio è di continuare a lavorare su questo. Il numero 33 può esserti magari di buon auspicio in questa settimana, ti dà delle informazioni specifiche, e anche 33 gli anni di Cristo, abbiamo detto che tra l'1 e il 2 la notte, la candelora, la presentazione di Gesù al Tempio, la luce sta venendo a galla, ok? La magia ti dice utilizza i tuoi strumenti psichici di potere, tutto ciò che senti sulla pelle, tu stai lavorando nel tuo inconscio in questa settimana affinché tu vada a ripulire le tue ultime emozioni profonde, perché quello che hai chiesto si sta avverando con la magia, perché stai lavorando bene, andando incontro ai tuoi veri obiettivi per non fare più resistenza. Quindi utilizza la magia in modo consapevole, ok? Utilizza il tuo potere di creazione in modo consapevole, e come lo fai? Te l'ho spiegato qua. Ripulisci, fai queste pratiche in questa settimana, stai andando benissimo, quindi continua a fare quello che stai facendo, ok? Perché è prossima questa manifestazione, ok? Ragazze mie, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio veramente dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando le mie maghe, e come sempre, che Dio vi benedica. Eccoci qua per le mie ragazze dello Scorpione, andiamo subito a vedere come sarà questa settimana, quali sono i consigli degli angeli, dei maestri ascesi
affinché tu possa auspicare al tuo massimo bene superiore in tutte le circostanze della tua vita in questa settimana. Allora, connettiti con il tuo angelo custode, per favore, in modo tale che tu possa avere le informazioni inerenti al tuo progetto di vita in questa settimana. Ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione. Ah! Oh là là! Abbiamo la manifestazione in questa settimana, divino maschile in atto, carta numero 1 dell'oracolo delle risposte. Allora, Yang significa che stai manifestando, in questa settimana avverrà la manifestazione di qualcosa, di un tuo progetto. Ti dico già che tu hai il potere nelle mani. Mi sta arrivando che alcune di voi sono anche pranoterapeute, delle guaritrici, hanno un potere nelle mani fortissimo, magari fai anche delle sculture o dipingi o lavori con le mani, questo mi sta arrivando, e sappi che la tua creazione con le mani è qualcosa che porta guarigione agli altri, a te stessa e agli altri. Hai un grosso potere di essere in questa settimana seguita per il tuo potere di creazione. Sei una persona in questa settimana che verrà seguita per il suo essere, propositiva verso la quotidianità, verso il futuro e verso tutto ciò che ha a che fare con la manifestazione. Hai il fuoco nelle mani, questo, quindi adattalo a tutto, perché tu sei potentissima in questa settimana. E ti dice anche, come carta di suggerimento nel lavoro, in tutti gli aspetti della tua vita, in questa settimana tu avrai il potere di manifestare qualcosa di importante che ti va a suggellare la sensazione di essere veramente potente. Tu in questa settimana ti renderai conto di essere veramente potente, di avere il potere nelle mani, di essere una maga consapevole e di agire in conformità dei dettami della tua anima, del tuo angelo custode. E questa carta ti dice anche: cogli l'opportunità che ti arriva, perché tutto quello che ti arriva questa settimana sarà una valanga di benedizioni, ok? In tutti gli ambiti. Wow, e qua in amore ci dice che si manifesta qualcosa e tu hai il potere nelle mani, stai creando forte in questa settimana. Vediamo un po' per le mie ragazze dello Scorpione. Alchimia, c'è una forte attrazione magnetica tra di voi, ti ho detto che tu sei già magnetica, alchemica qui. Allora qui, ragazze mie, per chi non ha nessuno, questa settimana avranno un'energia veramente straordinaria, che le persone, te l'ho già detto, ti seguiranno e tu sarai veramente ispiratrice per gli altri, ok? Quindi molti di voi conosceranno delle persone grazie al loro potere ritrovato e ci sarà una scelta da fare, cioè ti vedo veramente potente, ok? Per chi non ha nessuno, qua per chi c'è una persona in particolare, ragazze mie, qua c'è una persona che ha compreso perfettamente il tuo potere e si sente attratto irresistibilmente da te, qualcosa di inverosimile. Guardate questa figura qui, queste due persone creano sul piano astrale praticamente con le due mani, no? Anche qui c'è una palla di fuoco, di luce, anche qui una palla di luce. Allora questo mi dice che tra te e una persona specifica, quella del tuo cuore, c'è un'attrazione magnetica micidiale, che è qualcosa di irresistibile. Questa persona si sente attratta da te in modo irresistibile, quasi non sa spiegarsi il perché, e quindi c'è una create veramente qualcosa di magico insieme, siete alchimisti, per delle persone che si sono separate, le fiamme gemelle per esempio, ok? Entrambi avete trasmutato a livello alchemico, proprio come degli alchimisti, le vostre basse frequenze in alte frequenze, grazie al fuoco della trasmutazione, e questo vi sta portando a stare attaccati come una calamita, anche se non vi siete visti fino adesso, non vi vedete, proprio perché al di là di tutto siete sempre attaccati, ok? Wow, grande passione vedo qua, grande passione. Qua ti dico che c'è tanta passione per chi già sta invece in relazione, tantissima passione, qua c'è la voglia di creare qualcosa insieme, dalla famiglia alla convivenza, dei figli, c'è proprio la voglia di creare qualcosa insieme, perché c'è qualcosa di veramente potentissimo tra tutti e due. Allora, vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione cosa accade in questa settimana, per favore. Cosa accade in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione? Cosa accade? Abbiamo un 5 di denari. Cosa accade? Ecco perché tu la riprendi l'autostima. Cosa accade per le mie ragazze? Ti ho detto, è uscita la regina dei denari, meglio la regina dei denari come autostima.
Carlo, infatti, cosa accade ai miei ragazzi? Un'altra carta ai miei ragazzi. Cosa accade? Allora, cosa accade ai miei ragazzi? I miei ragazzi, lo scorpione, due di coppe, certo. Allora, un'altra carta per l'energia generale dei miei ragazzi in questa settimana. Abbiamo un 3 di denari. Allora, ragazzi miei, vi dico già una cosa. Ti vedo nella tua energia totale, tu hai riconosciuto di avere un potere enorme di realizzare i tuoi obiettivi, ti vedo infuocarti nella costruzione di qualcosa di importante nella tua vita, a livello lavorativo, a livello economico, perché hai recuperato la tua autostima. Ti dico già che il 5 di denari che ci parla della perdita, ci dice qui con la regina di denari a fianco che grazie a una perdita che tu puoi aver subito anche economica, lavorativa, tu sei rientrata nel tuo potere per avanzare laddove si possa avere una collaborazione con altre persone. Ti ho detto che ti seguono altre persone in queste settimane, per andare incontro a qualcosa di straordinario in comune. Qua ci può essere anche una partnership lavorativa importante che ti vedrà come proprio regina della manifestazione dei sogni. Tu hai il potere nelle mani in questa settimana e avanzerai in conformità rispetto a un abbandono, una perdita anche economica, finanziaria, lavorativa che ci può essere stata, affinché tu vai a manifestare qualche tuo desiderio importante nel lavoro e nei tuoi sogni. Ok, adesso ti dico un'altra cosa rispetto all'amore. Tu vuoi far partire o ripartire una relazione, vuoi collaborare con questa persona affinché tu possa costruire veramente delle solide fondamenta. Questa è anche la carta che ci parla del matrimonio, il 3 di denari per molte dottrine tarologiche. Tu, rispetto a un abbandono subito, a una perdita, qualsiasi cosa, ti vedo esattamente nel tuo pieno potere. In questa settimana avanzerai rispetto all'amore incondizionato grazie al fatto che hai sperimentato una perdita. Del 5 di denari, un essere lasciata da sola oppure hai lasciato da solo, ok? Vedo in questa settimana l'avanzamento totale con una persona in cui c'è tanta alchimia, chiunque essa sia, e la costruzione insieme di qualcosa che parla di rapporto stabile e duraturo nel tempio, nel tempo, ok? Ti vedo proprio micidiale in questa settimana. Di cosa mi parla tu e la persona del tuo cuore con questo 5 di denari, per favore? Di cosa mi parla tu e la persona del tuo cuore con questo 5 di denari? Di un 3 di bastoni, ok, c'è stata una perdita o una lontananza anche geografica, un'attesa coinvolta, qua abbiamo gli amanti. Ok, magari per molti di voi c'è stata un'attesa funzionale affinché questa persona si avvicinasse anche a livello geografico, anche il carro mi può parlare di questo. Quindi il 5 di denari rispetto anche all'autostima, ok, tu grazie a questa lontananza hai acquisito autostima per fare la scelta del grande amore. Questa persona uguale, ok? Questa regina di denari, tu la persona del tuo cuore, tu la persona del tuo cuore, questa regina di denari di cosa ci parla? Tu la persona del tuo cuore, tu questa regina di denari. Di cosa ci parla la regina di denari? Di cosa ci parla la regina di denari? Sì, qua c'è un re di denari. Tu hai atteso questa persona per lungo tempo, per alcune di voi, oppure hai atteso questa persona affinché potesse portare qualcosa di concreto, qualcosa di stabile. Qua c'è la ruota, perché magari la situazione che è di allontanamento, di cicli karmici, si è ripetuta tante volte, oppure questa persona ha fatto promesse tante volte, tu hai subito un abbandono e adesso questa persona la vedo arrivare da te in un modo proprio concreto per chiudere un ciclo karmico, la ruota, per cambiare la situazione di lontananza, di abbandono o di attesa, affinché possa costruire insieme a te con questo 3 di denari che abbiamo visto prima. Il carro di cosa ci parla? Tu e la persona del tuo cuore, per favore. Il carro di cosa ci parla questo avanzamento? Tu e la persona del tuo cuore, questo avanzamento in questa settimana di cosa ci parla? Ci parla del 6 denari. Qua viene riportato l'equilibrio, si avanza per riportare l'equilibrio. Questa persona si è resa conto che tu hai dato di più nella relazione e quindi aveva un problema emotivo tra il dare e l'avere, e questa persona viene per darti qualcosa che parla di equilibrio, asso di bastoni, cioè con tanta determinazione e con tanta passione. Io ragazze qua vi vedo anche infuocarvi nel vostro lavoro, ve l'ho già detto, ed è proprio la scelta migliore che avete fatto, l'avete già fatto in passato, altrimenti non avreste recuperato il potere. E quindi sarete molto generose per aver recuperato il vostro potere e le persone saranno generose anche con voi. Quindi rispetto alla persona specifica, io qua vedo che questa persona è nei tuoi confronti con l'energia del dare finalmente, lo scambiarsi i doni, un regalo o qualcosa che riporti finalmente l'equilibrio con tanta passione, con tanta passione. Questo 2 di coppe di cosa parla tu e la persona del tuo cuore?
Questo Re dei Coppi di cosa ci parla? Parla dell'imperatore, la voglia di costruire senza mezzi termini questo amore puro e incondizionato, rispetto a un Dieci di Spade che ci può parlare dell'essere trafitti, del grosso dolore di un ciclo karmico che si è chiuso in precedenza, l'abbiamo visto anche qui, e ci sono tutte le intenzioni di portare l'equilibrio per questo amore puro e incondizionato. L'imperatore è anche una figura di una persona un po' despota, mi viene da dire, ma allo stesso tempo mi cade sotto il Due di Coppe, di conseguenza c'è tutta la voglia, l'intenzione, magari l'ha fatto con i suoi tempi. Qua abbiamo lo Yang che parla del divino maschile, ti ho detto è uscito il divino maschile, questa persona ha tutte le intenzioni perché di costruire qualcosa con te che parla veramente d'amore e di stabilità. E in questa settimana c'è lo Yang, la manifestazione di qualcosa, perché c'è tanta passione, tanta alchimia. Questo Dieci di Spade ci parla del fatto che grazie a un forte dolore dovuto a una distanza, un'attesa, una sofferenza, questa persona è riuscita a metabolizzare tutto questo, ok? Vediamo qual è, entriamo nel vivo dei sentimenti di questa persona per te. Entriamo nel vivo per te, per le ragazze dello Scorpione, entriamo nel vivo dei sentimenti di questa persona per te. Entriamo nel vivo, per favore, entriamo nel vivo. I sentimenti di questa persona per te. Sì, qua c'è un Paggio di Denari, la voglia di avere con te una comunicazione costruttiva, un gesto costruttivo. E qua abbiamo un Re di Denari, perché si presenta come una persona seria questa volta, qualsiasi cosa sia successa, ok? Quindi la voglia a livello proprio costruttivo di avere un nuovo inizio con te in modo serio e stabile. Qual è l'energia tua nei confronti di questa persona, dei miei ragazzi dello Scorpione? Qual è l'energia delle mie ragazze dello Scorpione, dei miei ragazzi? Eccola. Qua c'è la forza, tu hai la forza proprio di superare ogni tipo di difficoltà, sei tanto forte, anche questa persona lo sa, che sei forte, sei determinata, puoi, riesci a domare i tuoi istinti, sei la donna con cui costruire. Fondo mazzo, appunto, costruire quattro i denari. Questa persona ti vede, tu senti la voglia di questa, con questa persona di voler costruire, e vuoi, hai la forza di farlo, e perché tu hai avuto la forza di ricostruire te stessa, te lo dico anche qui, con l'autostima che ti mancava hai recuperato, te l'ho già detto. L'energia tra tutti e due qual è? I miei ragazzi dello Scorpione con la persona del loro cuore, l'energia tra tutti e due qual è? Ragazzi, qua abbiamo l'imperatrice, che te lo dico a fare, entrambi volete la nascita di questa relazione senza mezzi termini. Il Due di Spade ci parla della difficoltà di vederlo in precedenza questa cosa, e anche l'energia della grande scelta di veder crescere questa relazione, non c'è dubbio, te l'ho detto già, in questa settimana tu lo vedi crescere. Il Due di Spade ci parla anche dell'indecisione precedente, no? Rispetto alla carta cash dell'imperatrice. Voi vedete entrambi il potenziale di questa relazione, ed entrambi voi non volete avere più alcun dubbio a riguardo, perché vedete entrambi questa meravigliosa relazione, te l'ho già detto anche qui. Entrambi volete far nascere, entrambi volete far nascere. E qui ti ho detto già nascita, entrambi volete anche qualcosa di diverso, per alcuni anche un figlio, qualcosa di più, ok? Bellissimo. E quali sono le azioni che questa persona vuole mettere in atto in questa settimana nei tuoi confronti? Le possibili azioni in questa settimana quali sono? Le possibili azioni, qua abbiamo un 10 di spade, l'avevo visto anche prima, un 10 di spade, quindi chiudere con questo passato. Le possibili azioni in questa settimana, questa persona vuole mettere in atto la luce di tutto quello che abbiamo detto nei tuoi confronti, per le ragazze dello Scorpione. Le possibili azioni, 8 di coppe, vuole abbandonare tutto il dolore, prima di tutto. Le possibili azioni, 7 di coppe, cercare la strada migliore. Le possibili azioni che questa persona vuole mettere in atto nei tuoi confronti in questa settimana, quali sono, per favore? Le possibili azioni. Le possibili azioni, un'altra carta in chiusura, per favore. Le possibili azioni, eccola, è Regina di Bastoni, cioè ti ha proprio nella testa, ok? Asso di Bastoni, allora ti dico già, questa persona vuole agire, c'è un asso di bastoni in conformità della donna dei suoi sogni, la maga Regina di Bastoni, che sei tu. Se sei uomo è uguale, ribaltala. Questa persona in questa settimana, rispetto alle azioni, prima di tutto le sue azioni sono improntate a lasciarsi alle spalle con l'otto di coppe tutto un passato doloroso del 10 di spade, di una chiusura che ci può essere stata tra di voi. Il 7 di coppe ci dice che questa persona è tempo di scelta, non vuole essere confuso, il dolore gli ha potuto portare la confusione, adesso lui abbandona ciò che emotivamente non è più congeniale alla sua esperienza di vita affinché faccia la scelta migliore per
venire da te o essere davanti a te in tutta una nuova veste, una nuova luce. Qua c'è un inizio passionale. Ti ho detto che per alcune qua ci sono figli, perché l'asso di bastoni, l'imperatrice, regina di bastoni, Yang, cioè mi parla proprio della voglia di costruire qualcosa di diverso se state già insieme, ok? Quindi rispetto alle azioni vuole agire in conformità e togliersi davanti un passato doloroso proprio con te, di non avere più nessun tipo di divergenza, nessun tipo di confusione, ma fare la scelta giusta affinché possa stare davanti ai tuoi occhi e costruire insieme un futuro meraviglioso. Ragazze, bellissimo. Complimenti alle mie ragazze dello Scorpione. Tu stai riprendendo? Sì. Adesso ti metto una carta rispetto al consiglio. Qual è il consiglio per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione in questa settimana? Qual è il consiglio? Vediamo. Il flusso, ragazze. Allora, questa carta ti dice che hai visualizzato a livello di immagine, ok, quello che vuoi. Bene, sappi che l'hai già creato, quello che stai desiderando, quello che hai desiderato sul piano astrale. Devi dare il tempo all'universo di mettersi in conformità dei tuoi voleri, ok? Il flusso ti dice, il fiume sta scorrendo, saltaci dentro senza paura. Qualsiasi cosa ti risuona in questo saltaci dentro senza paura, lo devi fare in questa settimana. Adesso ti leggo la carta 20 perché è meravigliosa, proprio come consiglio. Allora, questa carta indica la capacità di muoversi con grazia intorno agli ostacoli e vi ricorda il senso di accettazione. Quando arriva questa carta significa che le tue intenzioni si sono già messe in moto. È tempo di consentire alla natura di seguire il suo corso. Adesso sei chiamata a fare movimenti agevoli e alla via che oppone minore resistenza. È come seguire la musica fluendo nella partecipazione. Pensate all'artista che crea senza scaltrezza né mestiere, attingendo la propria creatività direttamente dall'anima e dandole vita senza sforzo. Adesso siete chiamati ad essere come un fiume, sapendo che il destino si compirà senz'altro. Godetevi il viaggio. Ragazze, quindi fluite, perché è tutto nella manifestazione. L'abbiamo. Stai riprendendo? Sì. L'abbiamo già visto, veramente meravigliosa anche questa stesa. Quindi mi raccomando, qualsiasi sia la vostra situazione, ragazze, dovete fluire, ok? Per alcune di voi, se non c'è la comunicazione, questa è l'energia, perché per alcune ci può essere, l'abbiamo visto qua là sui bastoni, per altre invece deve trovare una strada qui, funzionale al fatto che ci deve essere un abbandono emotivo di tutto ciò che gli ha creato dolore. E queste carte ti dicono anche, se c'è stato un abbandono da parte sua nei tuoi confronti, lui deve abbandonare anche, cioè c'è un pentimento inerente a questo abbandono nei tuoi confronti, ok? Ok, quindi ragazze mie, spero di essere stata concisa. Manifestate la vostra splendida energia agli altri in questa settimana. Con questa carta Yang è tempo di agire, ragazze, quindi fate vostro il messaggio che vi è arrivato e agite in quanto tali, ok? Quindi ragazze mie, io vi abbraccio dal profondo dell'anima, spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.